mi metteva paura. Perché la gente sa benissimo che bisogna riconoscermi anche in questo modo. Perché io sto con un milione di persone come sto con due persone. Perché se devo mandare a fanculo qualcuno... E adesso mi mette sempre paura. Tutto magro, che non mangiava. Quanto ci mettiamo? Per Milano? Vado a razzo, a 250 all'ora, ci mettiamo due ore. Appena partiti già fuma. Perché si fuma, com'è? C'è una regola, si fuma dopo, prima. No. Da fastidio il fumo? No. No, allora andiamo bene. Poi ho smesso. Ho smesso da quanto? Adesso da un mese, non tocco una sigaretta. Sono proprio contento. Bene, bravo. Perché lei non vuole smettere? No. Non... No. Com'è? In realtà fumando da più di mezzo secolo, fumando... Perché 50 prima... anni che fuma? Beh sì, ne ho 70, forse pure più, ma non mi ricordo. 70 anni c'ha Pannella? 70 anni che ho Pannella, sì. Perché non c'ha paura di morire? No, beh, paura di morire francamente no. Perché poi il né fumo paura fa di male. Vivere, né paura di... Beh, farà male, io fumavo... 100-120 sigarette al giorno, quindi probabilmente mi ha fatto male, nel senso che magari potranno pensare che è colpa di questo, che in Italia in parte c'è il divorzio, l'aborto, facciamo le cose che sono insopportabili per le informazioni di questo paese, per la Rai TV, per Mediaset. Per già ricomincia, questa è una passeggiata. Per facciamoci i giornali. Roma, Milano, in Santa Pace. Sì, allora. La santa pace è se uno mi fa una domanda e gli rispondo. No, sto scherzando, no. Scherzo. E quindi mi diceva, da un mese ha smesso. Eh sì, ma io ho sempre smesso e ricominciato. Non sono un fumatore vero. Sì, ho capito. Qualche spinello? No. Mai spinelli? No. Mai in vita sua? No, mai. Nemmeno mai. A scuola, così per sbaglio, eccetera? Mai. Ecco, appunto, mai. Questo è importante. Sempre. Io mai. Perché lei? No, io come no. Una volta mi hanno arrestato perché ho fumato, ho convocato prima Presidente, Procuratore della Repubblica, commissari. E che si è fatto di pubblica beccare? Sicurezza? Sì, mi ho fatto, li ho prima chiamati tutti qua. E poi ho acceso questo famoso spinello. E perché voleva finire in galera? No, io volevo semplicemente affermare un diritto contro una legge che fa i massacri. E vabbè, lei però si può autodenunciare perché è un onorevole, poi tanto non gli succede niente agli onorevoli. Ma mi può spiegare come mai nessun onorevole, a parte i radicali, sono mai denunciati? Gli onorevoli ci stanno qualche decina di migliaia in Italia. Vabbè, Pannella, adesso andiamo a Milano. E lei, ma perché sta venendo a Milano con me? Perché me l'hanno proposto coloro che hanno questa. E quando gliel'hanno proposto, trasmissione, lei che ha pensato? No, cioè, ma mi hanno proposto prima non almeno. Mi conoscevano? Diciamo, mi hanno annunciato che provavano almeno con altri 50 nomi, insomma, almeno. Dura da maggio questa cosa. E sono capitato proprio io. E se mai lei poi alla fine sei stato l'unico che davvero accettava di farlo. E perché nessuno l'accettava? E bisogna chiederlo che. Nessuno voleva venire con lei. E di fatto no. Invece a me quando me l'hanno detto ho detto, va bene. Certo. Ma l'hanno proposto.
o lei o Tinto Brass. Ho capito. Io ho detto Tinto Brass no, perché poi dopo si va sempre a parlare di delle solite cose, quello ce l'ha qua, è fissato. Invece voglio... preferisco Pannella. Ho capito. Lo ridica un'altra volta e si trova licenziato subito da Italia 1. Lei dica preferisco Pannella, ma qui li pigliano, tirano fuori e mettono dentro Pannella. Lei ha chiuso, capito? Invece ne fa la iena, gli tocca annaffare per mendicante. E vabbè. Guida molto? Io guido... Sì, no, le piace guidare, guida molto. Sì, mi piace guidare. Di dov'è lei? Sono dei Castelli Romani. Di dove? Di Velletri. Di Velletri? Ah. Oh, oh. Ma sempre stati i suoi genitori anche? I miei genitori sono di Cisterna. Ah, beh, vabbè, sempre. E le scuole dove l'ha fatta? Ad Albano, dai preti. Ah. Prima dalle suore, dalle Giuseppine. Sì. E poi dai Giuseppini. Ma proprio a collina, quando gli Castelli, no, appunto, venite un po' grandicelli, scalavate a Roma. E certo, infatti certo. Non si vedeva l'ora di prendere la patente per andare a Roma a fare i fichi. Beh. Sostanzialmente quello che manca nel paese è sempre la stessa cosa, che cresci e non la trovi. Sì, certo. Cioè le femmine. E qua, ma perché ci sono femmine nel paese? Ma nei paesi le femmine, le più belline, svaniscono subito. E poi restano... Nel senso che diventano brutte o si sposano? No, se le acchiappano subito i più grandi. E poi restano solamente quelle così. Sì. E allora uno prova ad andarsene in città. Allora arrivi in a rimorchiare in città. Sì, ma sgamano subito che arrivi, certo, dal paese. E allora non rimorchi neanche là. E questo quindi è durato fino a ragioniere. Sì, poi dopo sono andato all'università e... A Roma? Sì, alla Sapienza. Per l'economia? A lettere. E facevo coppia fissa con l'amico mio Pinocchio. Io ero Lucignolo e lui Pinocchio. Grazie. Eravamo il terrore di lettere. Chi è che si è laureato per primo? Sei laureato? Pinocchio. Pinocchio. E adesso che fa? Niente. È bravo. Aspetta che io diventi famoso e così... Per rifare coppia fissa. E certo, che me lo riacchiappa e me lo riporto con me. Non c'è il rischio che diventi più famoso lui, no? La cosa è reciproca. Certo. Chi svolta per primo acchiappa l'altro. Però Pannella, le posso dire una cosa? Anche due, c'è il tempo. La cosa per la quale lei mi era rimasto impresso, no? Era da ragazzino quando la vedevo in televisione, che mi metteva paura. Teleroma 56, ma porca miseria, ma pure alla Rai. Certo. Mi metteva paura, sembrava una strega. Con quei capelli tutti lunghi, bianchi. Già bianchi, sempre bianchi ce l'ha avuti i capelli. Col bavaglio. Sì. Oh, accendevo la televisione, c'era lei, poi che faceva il digiuno, no? Stava sempre così, con gli occhi spiritati in camera, con quei capelli così, il bavaglio, sempre i cartelli. Lo sai che scappavo e me ne andavo in cucina, guarda. Mamma mi diceva, che è successo? E io gli dicevo, ho visto Pannella. E se uno le avesse detto allora, guarda che starai 6 ore in macchina con Pannella. Ma infatti. Si buttava dalla finestra. E chi l'avrebbe mai pensato? Perché se l'è tagliati i capelli? Stava tanto bellino con i capelli lunghi. Non è mai stato con i capelli lunghi. Ce l'aveva un po' lunghi così. Sì, ma anche adesso se trovo tempo ce vado, fra 10 giorni, se no ce l'avrò fra mesi. Ma quando faceva quegli scioperi della fame, no?
Ma veramente non mangiava niente? Beh, ero smunto perché? Perché mi truccavo? Comunque io stavo preoccupato quando la vedevo così in televisione. Beh, lei è un caro ragazzo. Ma stamattina prima di partire se l'è fatta una canna. No, ma io per esempio, proprio perché fumo tanto, e quante canne si mi fanno, sono solo fatte nella mia vita le canne che pubbliche più due o tre con un'altra motivazione precisa. Che solo quelle lì si è fatto, cioè normalmente certo, non se non le fa. Perché non mi piacciono queste. E le pere, che se le hai fatte? No, le pere nemmeno, ma voglio dire, mai... Le sniffato? Nemmeno, perché sono, io sono un mulo abruzzese, capito? Però torno a dire, uno propone una cosa giusta o no. Se poi questa cosa giusta ti fa comodo a te egoisticamente, è una cosa assolutamente irrilevante. E invece lei che si è occupato di tutto quello di cui... Cioè lei è, continuo ad occuparmi delle cose che ritengo importanti. E che è pure omosessuale? Certo, come no, mille volte. Io sono drogato di pere, di coso, di frocio. Dopodiché che vuoi? È giusto o non è giusto quello che propongo? Ma lei vive con una donna? Ho vissuto 25 anni con una persona, che vuol dire è irrilevante se è stata o è una donna o un uomo. Il problema è che la persona con la quale sono cresciuto, che è cresciuta con me, con cui abbiamo affrontato i problemi della vita. E cosa prova per questa persona? L'amore, tanto, non è solo quello che lei prova, ma anche quello che concepisce. E l'amore come lo definirebbe? Ad esempio, rispetto a questa guardi, persona... c'è l'imbarazzo della scelta. Cioè, ma... che non può stare senza sentirla, non può stare senza vederla. Ma l'amore non è solo un bisogno. Se dice io amo quello perché non posso, perché non, che cazzo d'amore è? E lei, mentre ha amato questa donna, ha amato anche altre persone? Ma certo, ma voglio dire, intanto questa donna l'ha detto lei, ma comunque vabbè... Questa persona, donna, non lo so, questa persona, se è una donna. Conto, no, parlavo per questa persona. E quindi per lei non è fondamentale se è uomo o donna? Cioè lei è... Ma non è la cosa fondamentale, assolutamente no. Lei è bisex. Ed è su questo che siamo tutti... in una misura o nell'altra potenzialmente bisessuali, come a lei e come a chiunque altro. Ma ho sempre detto... Che pure io. Certo, sono più assoluto. Non credo che lei si ritenga solo omosessuale. Lei come è anche solo... bisessuale. Solo monosessuale o solo omosessuale. Ma io le ho detto che io spero che l'umanità... che ciascuno di noi, eccetera, sappia dar corpo all'amore con amicizia, con l'amicizia dell'amore, dar corpo a questa scelta, indipendentemente dalla razza o dal sesso. E lei li conosce i politici omosessuali che fanno finta di non esserlo? Ma dico, quanti fuori del Parlamento? Credo che sia la stessa... Vabbè, però mi interessa dentro sia... il Parlamento. Ma che gli... A lei interessa? Vabbè, penso a me non un po' frega tutti. Nulla. Perché quello è divertente. Non è questo. Cioè, è divertente. Senta, non il fatto se uno è ognuno... omosessuale. È divertente se uno lo è, che è una cosa normale essere omosessuale, e lo nega. Questo Beh, è il fatto, per me è una capito? Cosa drammatica e triste. Perché evidentemente questa persona ha paura di vivere la propria vita. Esatto. E allora la colpa, io non rido a questo punto di lui, non ce l'ho con lui, ma cerco di cambiare una società nella quale ciascuno debba vergognarsi se si comporta in modo diverso da quello che la propria coscienza gli detta, e non se si comporta secondo la propria natura. No, ma la cosa interessante è sapere se c'è qualcuno che è omosessuale e che magari fa il moralista e fa le lotte contro la libertà sessuale. Guardi, ha capito? A scuola, fra gli adolescenti. Ma ce ne sta qualcuno quello che fa questo? Quello che parla di più contro il frocio è quello che ha paura di esserlo e magari lo è.
Certo. Queste le psicodinamiche sono quelle che sono. Certo. Il problema, torno a dirle, non è un fatto divertente. No, è un fatto penoso. Però. Un fatto penoso, è penoso e grave. Ma interessante. Penoso e interessantissimo constatare che qualcuno debba soffrire non perché si comporta certo, male, certo. Ma perché magari è costretto dalla paura a non vivere secondo coscienza. È ovvio, certo. E quindi questo tema non è ovvio, perché è ovvio, no, è ovvio che sia solo così. Per noi radicali, visto che abbiamo dedicato e dedichiamo poi la nostra vita, la nostra attività, come le dice, ci denunciamo, non mangiamo, non beviamo, proponiamo leggi. Proprio per queste battaglie noi non possiamo parlare a porta, no? Da quella. E vabbè, Pannella, mo... Non va bene un cavolo, perché... Sempre che vi piangete addosso, che non ci avete lo spazio. Adesso ci avete un'ora ci di piango. Tempo con me, Pannella. No, se ne sta andando a Milano. Guardi, non raccontiamo balle. Stiamo tanto bene insieme. Benissimo, ma non raccontiamo balle. Facciamoci una bella passeggiata. Quello che voglio dirle... Però è che noi non ci la mettiamo per nulla, noi combattiamo, noi lottiamo. E la gente lo capisce. Perché? Perché il 70% della gente che voleva Emma Bonino Presidente della Repubblica, no? Questa gente è questa che fa paura. Emma Bonino quindi non deve andare in televisione. Vabbè, voi e dite questa, sempre no, così va bene e poi nulla. State sempre in televisione. Va bene, beh, guardi, solo uno stupido può dire questo. Lei... Non è un caso che lei è stupido, ma stupido in questa cosa. Mamma mia, riusciamo... Emma Bonino stava sempre in televisione allora, a fare lei, gli spot. Allora, lei, Emma Bonino, in televisione, era la 47esima persona politica in graduatoria. Ma adesso che lei, no? Lei è stata un po' sempre la guida dei radicali. Cioè uno diceva radicali, pensava a Pannella. Poi però lei non ce l'ha, diciamo la verità, un po' non ce l'ha fatta arrivare al 10%. Chi? Lei col partito. Poi si presenta Emma Bonino e adesso dopo lei, dopo che lei si è fatto una bella faticaccia per tutti questi anni, arriva Emma Bonino, 8%, 10%. Sì. E lei non è invidioso? Invidioso di che cosa? Di Emma Bonino, che è riuscita a... Ma scusi, lei che mi ha detto prima, anche se dobbiamo mantenere le proporzioni, prima lei mi ha detto che nella sua vita c'è una cosa importante, che se lei va in un posto, traina il suo amico Pinocchio, e se Pinocchio ci arriva, lei sa che lei è invidioso, Pinocchio ha detto invidioso di lei. No, va bene. Ecco, allora va bene. Non diciamo fesserie, no? Però... E la mia felicità è di sapere che il giorno in cui crepo ci sono 50 pannella e Emma Bonino. 50 che la gente... pannella? Lei, se fa le iene, potrà tornare a occuparsi di noi, perché siccome le iene fanno satira, e la satira deve essere, tra virgolette, spiacevole, sgradita, eccetera, gliela potranno permettere. Ma non è un caso che quelli che sono i gestori del grande troiaio mediatico italiano, no, di regime, eccetera, quelli che lo fanno da 40 anni dovrebbero loro stare ad Ammametto, non Craxi, eccetera. I Vespa, che i c'è Santoro, mai andato ad Ammametto a trovarlo, Craxi? No, mi dispiace, ma non c'è avuto tempo. Dunque, tutti i Vespa, questi anni non ci ha avuto 5 minuti di tempo. No, 5 minuti no, 5 giorni. No, no, E che lo va a trovare a Craxi? Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I woke up this morning with the sun down shining in him. Tutti questi referendum mi vanno bene, però ne mancano due. Contro la delinquenza, che non la sbagliamo, e contro la prostituzione, che dilaga. Il referendum contro la delinquenza. Sì, se il popolo italiano è contento, se li vuole, se sta vuole bene. Vuole o non vuole la delinquenza? Come siamo... Certo, sarebbe un bel referendum, però. Vota sì o no sulla delinquenza. Sono per abolire la delinquenza, il problema è come la abolisci.
se tu poi eleggi dei delinquenti. Yeah, yeah, oh yeah, my condition was in. Sì, se io rendo troppo, poi non campo, dovunque vado, chiunque incontro dice va bene, venti a fare, hai sentito, no? Mi vogliono sempre di più. Sentono che in fondo la formula del sì e del no, come appunto Svizzera, America, è la formula che permette un po' di più di stabilire quali sono le cose che importano. È sicuro che è così? Questo, sì e no. Perché uno quando presenta 20 referendum, no? Che tutti quelli che firmano, che vanno a votare, mica se li leggono tutti. Lo fanno sulla fiducia, ma questa è la politica. Ma lo fanno sulla fiducia. Uno fa 20 referendum dicendo che così 200, si leva il potere 200, ai partiti, così il cittadino 200, de- 200, decide direttamente. 200, no? 200, aspetta solo un attimo. E allora che succede? Succede che su quegli schieramenti, su quei referendum si schierano i partiti e allora alla fine uno vota a seconda di come gli indica il proprio partito. Ma lei vota secondo quello che dice il suo partito? No, io no. E perché ritiene gli altri più coglioni di lei? No, non è vero, non sono così. Ma non è questo. Faccio un esempio. Nel 1978 noi avevamo l'1% dei voti. Sul finanziamento pubblico dei partiti, da Albinanti a Berlinguer, contro il nostro referendum. Tutti i giornali che sono giornali sempre di potere, nostro territorio. Tutti i partiti odiano il referendum. Oh, però Pannella, scusi, prego. Ma lei quando attacca fa dei discorsi lunghissimi. Cioè, il problema è se nelle cose lunghissime che dico e vi informo e dico cose che non lo sapete. Lo sai che ho fatto una volta, lei non se ne accorge. Dico cose che non sapete, o se quello che io vi dico, bene o male, sono cose che non sapete e che vi comunico. No, no, però è sempre bello sentirla parlare, non è che la dico. Ringrazio. Una volta lo sai che ho fatto, sono venuto da lei per un'intervista. E le ho fatto una domanda qualsiasi, no? Non mi ricordo. Lei è attaccato a parlare, è andato avanti mezz'ora, poi si accalorava sul microfono, no? Ma io mi appassiono la verità, Infatti, io mi appassiono, non io mi incazzo. Però è andato avanti mezz'ora, mezz'ora. Cioè, che non ce la facevo più col microfono e lei ancora cose. Ma è bello. Vuol dire che io ho onorato la sua domanda. Non me la ricordavo neanche la domanda alla perché fine. Molto spesso le può accadere che lei fa domande che non ne ricordano nulla, no? Non le fotte granché, può succedere, niente di grave. Non mi interessa, poi... Cioè, diciamo, sono delle regole del gioco. E Pannella, però no, c'è un fatto che io le ho fatto fino adesso 500 domande, 1000 domande, e lei a me me ne ha fatta forse una, due, perché io non la interesso come personaggio. Dunque, allora diciamo che sarà bene risentirlo, è che il ghiaccio si è rotto, perché io le ho fatto parlare dei castelli, della scuola, di Pinocchio. Ma perché mi interessava? Ma perché secondo me alla fine tra me e lei è più interessante. Ma non è vero, nel senso che al limite io vedevo, lei è un pezzo di storia dell'Italia, la vedevo già da ragazzino. Però io e lei secondo me ci abbiamo in comune che veniamo dalla provincia, lei Teramo, vero? Ah, io sono un mulo abruzzese. Abruzzese. Proprio, un mulo. Ma lei l'ha vissuto per esempio il fatto di sentirsi emarginato, di sentirsi in periferia, questa cosa qua? Non ci ho mai avuto il tempo, nel senso che in genere io reagisco. Vuol dire, probabilmente mentre un altro si sente emarginato, io mi scateno per uscire dai margini. E allora la vita diventa un po' diversa. E uno però parte dalla provincia che c'ha quella carica che arriva in città, non si ferma più, è proprio come quando arriva
nei film western, il malvivente in città con le pistole arriva, spara a tutti, fa... Che bella la città, no? La provincia alla lunga ti viene tristezza, perché c'è sempre la solita piazza, la solita gente. E Pannella, perché i figli ce l'ha lei? Chi? I figli. No, non ho avuto figli e abbiamo scelto di non averne. Però ci abbiamo pensato, dei momenti abbiamo detto ma e poi no. E poi non avete fatto più anche niente. Anche poi devo dire, abbiamo una vita così piena, così ricca. E non la sente come una mancanza questa qua? No, proprio per niente, non mi sento castrato. Che non lascia un pannellino? No, appunto, non c'ho il problema. Parlavamo prima, no, dell'amore. Il problema dell'essere amore prima ancora che di averne. E questa è una cosa che credo fra di noi radicali è qualcosa su cui abbiamo avuto modo di a volte di vivere, di soffrire, e che così un po' ci è venuta nei momenti che sembravamo disperati, no? Non mangi, non bevi, non cosi, perché senti che c'è qualcosa di essenziale per la vita da salvare. Oh, sveglia, che stai a dormire? No, sto seguendo tutto benissimo. Appunto, poi se seguissi bene questo, in fondo cominceresti a essere pericoloso e cominceresti a sognare. E chi sogna? Chi sogna infrocia e va a sbattere. Verso quest'ora mi inizia a venire fame. E pensi a quando lei, uno deve far digiuno. Non gli viene fame. Quella la cosa che io Ma chiedo. Non gli viene fame. E che non gli viene più fame? No, perché sei convinto. E uno pensa solamente al referendum, partitocrazia, queste cose qua. Lei non pensa a quelle cose astratte. Lei pensa che in quel momento, mi è successo, che era possibile portare da 180.000 a 350.000 lire le pensioni sociali. In quel momento pensi, porca troia, saranno 200.000, 300.000, ma pensa se tu gli porti 150, gli raddoppi. Ma non è tanto solo che l'importanza di questo, ma è pure la gioia che, no, che gli viene, che gli comuni. A questo pensi, perché se a un certo punto poi senti che questi ingannano, non parlano, allora ti viene una fame che ti mangeresti pure il legno. Che stronzo, ma chi me lo fa fare? Tanto è tutto inutile. Allora in quel momento non te mangi la pasta asciutta, il legno, il marmo ti mangeresti, ma dalla rabbia, non dalla fame. E che ti piace mangiare? Ma che ah, sei, tutto, Pannella, tutto. E che ti posso dare? Adesso mi viene del tu da darti del tu, tutto, che te lo posso tutto, dare? Tutto, va benissimo, anche perché una o due volte mi è sfuggito. No, non facciamo che io ti do del tu e poi dopo, cioè ci possiamo pure volere bene dopo... e... No, ma uno si può voler bene dandole lei e si può schivare dandole il tu, che però c'entra? No, voglio dire, ci diamo del tu su questo viaggio, però poi dopo non è che diventiamo amici e io se ti incontro... non ti posso fare più la domanda che mi gira in testa, ti faccio tutte le domande ugualmente. Ma tu la domanda che ti gira in testa non me la potrai fare, perché i tuoi datori di lavoro non te la faranno. No, a me non me ne frega niente. Ma no, devo perdere il lavoro. Ma chi te l'ha detto? Ma comunque voglio dire. Se pure se ci diamo del tu, e fammi parlare un attimo una volta. No, non ti faccio parlare, perché dici solo stronzate, quindi non te parla, tu te parla. Ecco. Oh, c'ha sempre ragione. Ma guarda, a me ma c'hai sempre... fame? No, sì, ma io guarda, ho sempre fame e mai. Non... Il problema è che dovresti... Io, sai, bene o male sto così, ma... Io, diciamo, sono sempre, ormai da allora, sotto terapia. Regolarmente, eccetera. E adesso a che ora la devi prendere, la pastiglia? No, lo prendo... No, che la pastiglia? Io vedi, c'ho... Anche io ho dei compagni che me ne fanno. Quindi dentro ognuno di quelli ne stanno sette.
qua ce ne stanno 5, questo più grosso è quello della mattina. E che ti fanno, ti preparano la cosetta? Sì, sì, perché siccome c'ho... Quindi del Partito Radicale? Se no che è del Partito Radicale, i miei compagni e le mie compagne fanno questo. Ai compagni? Compagni e compagne, perché? Perché dicono... Se sì, danno la medicina, sì. Le pasticche. Sì, vengono a casa, stiamo a casa e mentre parliamo... Ti preparano le cose. Mentre stiamo parlando, discutendo, preparando, se le preparano perché dici, se no Marco, sto vecchio coglione, piglia, gira, va su, zompa una e va bene, zompa due e forse va male. E però e se uno ti vuole male ti ci mette la pasticca al cianuro là dentro. Certo, come no, ma dico, e allora... Però dico, così finivi sui giornali. Come? Così finivi sui giornali. Perché il problema mio è di finire come un Maccabeo, come una carogna sul giornale. E vabbè. Aiena, te pare a te, aiena. Quindi, la vita è bella, capite qual è il problema? La vita certo. È bella, è drammatica, ma è bella. Sono gli amori che hai. Salve. Tutte le compagne e i compagni che hai, queste sono le cose che importanti. C'è mica... grazie. Di... quant'è? 25. Che poi... Non ce l'ho. Scusi, non l'avevo letto. Gli volevo pure fotte 500 lire, eh? Sì, ce l'ho. Cioè che Pannella non sta zitto un attimo, non mi ci sta a far capire più niente. E lui con la scusa di Pannella se non voleva pagare 500 lire. Arrivederci. Arrivederci. Hai visto? Qui c'è il quarto di VIP, c'è stava... La macchina argentata. Ma è bello quando arrivi a uno con un sacco di sirene, con la polizia. Infatti quello l'ha capito tutto Totò, dice uomini o caporali. Totò, uomini o caporali. E quelli hanno bisogno di essere caporali. Poi magari manco scopano bene se non hanno la scorta, i soldi, la cosa, eccetera. No, c'è un rapporto diretto. E certo. O se no poi comunque non ci hanno bisogno perché gli passa la voglia. Te credo. Quando sanno la... Al occhio! Il microfono! Aiena, vieni! Lo sapevo che c'era un'eccellenza, vedi? C'era il sottosegretario. E chi è? Vedi che io sento l'odore? Bella! Grande uomo! Tanti auguri! E in bocca al lupo! Se c'era un altro politico, glielo diceva pure a quell'altro? O solo a Pannella? No, direi di no, perché è l'unica persona che ha avuto il coraggio di gridare a gran voce una realtà... E cioè quale? È quella di referendum che devono fare adesso. Su che cosa sono i referendum? In via generale, su tutto quanto. Precisamente? Precisamente. Quali sono sti referendum? No, siamo 19. Quali sono? Vabbè, non lo sa. Andiamo a mangiare. Bella mangiata, eh? Ma insomma, via. Vabbè, però la carne te la mangi, eh? Always have to steal my kiss from you. E tu dove vuoi essere seppellito? Oh, te l'ho già prenotato da quel dì, a Teramo. E dove? A Teramo? Sì, sì, a Teramo. E che già c'hai il fornetto? Sì, sì, ho già fatto il fornetto, per tutta la famiglia. C'avete la tomba di famiglia? Nemmeno, perché io ho preferito invece prendere una serie di loculi allineati, così. E che già c'è il fornetto al cimitero di Teramo? Sì, sì. Vicino a quello di tuo papà e mamma? Certo. Del nonno, della nonna, di zie,
Certo, però Pannella, che grande come sei, ci vorrà una bara grandissima. E chi la e chi ti porta? Vabbè, quattro li trovi, eh. E che c'hai pensato quello che vuoi metterci sulla tomba scritto? Sul fornetto? Secondo me ci hai pensato. Guarda, qui giace Giacinto Marco Pannella. Ma poi non mi frega niente, capito? L'unico problema infatti è che ho semmai, della cosa un po' civile, se trovo il tempo di farmi cremare, che credo sia una cosa molto civile. E pensa se da quella urnetta piccola, dalla cenere, ancora si sente referendum, partitocrazia, ancora. Tutto il cimitero si ribella e fate silenzio. È bella st'immagine, eh? Questa è la scena delle Iene. No! Lontano una sorta di ululato, no, di stridio. E so le Iene, sei tu. No, ma sì, che vedo, ma vai. Che c'hai ancora desiderio sessuale? Perché ancora? Oh, 70 anni, quando ti calmi? Guarda, questo è provato scientificamente che a tutte le età. L'eros, il problema è se le coltivi e se lo sai, è il modo più assoluto. Tu tutto normale? Tutto normale e tutto difficoltoso, come può essere a 16 anni o a 20, se hai un po' di eiaculazione precoce come tutti non lo sanno e se fanno la paranoia, o se rischi di eccedere un po' troppo nell'onanismo, eccetera, che ti preoccupi che magari diventi cieco, come ti hanno raccontato i Giuseppini, che è così. E tu quanto guadagni? Ma io guadagno, è una parola a saperlo, cioè diciamo... Vabbè, tra adesso, riffe, no, adesso noi abbiamo un mucchio di soldi come Parlamento Europeo. Cioè, per dire una cifra. Quanto tratterrò per me, quanto mi dà. Trattieni? Ma credo 7-8 milioni però. Al mese. Al mese, però poi tante persone, magari una di queste le sta telefonando. Pronto? Pronto? Sì, oh, come sta? Parla, stai a fare dei soldi, poi proprio dovete mamma. Vabbè, dei soldi. Mica sono gente delle tasse. Sì, però dopo sentono tutti, mica si dice. Ah, capito. Non si può dire. Però oddio, ormai non so più poverissimo, ecco. Cioè il momento della povertà assoluta l'ho passato. Però c'ho sempre l'incubo di tornarci, capito? Cioè che finisce e che ritorno indietro, capito? Madonna mia, guarda, invece se vado avanti ancora per un po', mi sistemo perlomeno da quel punto di vista, capito? Poi tutto quello che viene è tutto di guadagnato. Ma la vita è proprio bella. Te l'ho detto, così, scena iena tenera, no? Te l'ho detto, sei proprio tenera. Qua, quando sono andato a Mediaset, che ho iniziato con le Iene, mi sono comprato il giubbotto di pelle. No, io invece che cosa ho fatto? Ho fatto una cosa diversa, bene o male. Io quando ho cominciato, tra virgolette, a far politica, ormai c'era la roba un po' di famiglia, piano piano ho venduto tutto e così ho sempre integrato, ho potuto anche nel periodo non guadagnare nulla. Insomma, diciamo che in politica mi sono pure potuto, grazie ai miei, mi sono pure potuto pagare la politica come l'abbiamo fatta noi. E vabbè, da adesso in poi, se ci incontriamo per strada, ti ricordi di me? Che ci vediamo, dici, oh, ciao Enrico, così. Tu ti ricordi di me? E vabbè, io a te ti conosco più. Io sono sempre grosso e tu sei piccolo. E vabbè, no. Però guarda, poi non ti dispiacere se devo venire da te taglie. E ti rompo, E dai, che già la quarta volta, ma che vuoi che mi dispiaccio? Ah, vabbè, tanto che te frega a te, basta che vai in televisione.
Ma manco per il cavolo, dico un poro morto di fame e basta che vai in televisione. Hai sentito? Viva la droga, oh. Sempre ti vedono a te e pensano subito alla canna. Il problema, quello, guarda, questa l'hai sentita tu col tuo trasformatore, si vede che tu la trasmetti, quelli poveretti non ci hanno manco pensato. E ti vedono a te e pensano subito alle canne. Ma sì, ma tu? No, quelli lì, no, l'hanno detto. No, non hanno detto, ma quanto che facciamo? Quello che fa... Oh, ci torniamo, It's just a matter of time. La verità è che anche tu, come tutti i vecchi, ti sei fatto l'idea che i ragazzini, i ragazzi sono degli stronzi e dei perversi. Ma chi l'ha detto? Che pensano alla droga, che mi salutano festosi per la droga. Ma chi l'ha detto? Diciamo che per loro il fatto droga, come la chiamate voi, è come per diciamo, i genitori l'aborto e per i nonni il divorzio. Ma io avevo solo notato. Li festeggiano sulla droga e le altre cose. Ma sì, così per scherzo, non prendi tutto sul serio, su, pannella. Ma io prendo. Dai, che ce l'hai fatta, eh? E metti in un sistema, no? Tu dici o destra o sinistra, da una parte? Allora, quando saranno tutte chiare le cose, no? Destra, sinistra, tu con chi io ti schieri? Io preferisco dire riformatori o conservatori. Riformatori e conservatori? Beh, io sono riformatore e sarò con quelli che si schiereranno con me, no? Per l'economia stai con la destra. Che cosa? Per le cose... Quale destra? Ma, ma vedi che tu c'è una confusione in testa. Antiproibizionista perché... e stai con la sinistra. No, 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 un momento, io sto con me. Poi con te non si arriva mai a capo di niente. No, si arriva a capo se tu ragioni. A vedere se ti riconoscono. Vedere, vedi? Voglio vedere. Voglio vedere. Pannella. 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 È lui che fa. Mi volevo presentare Pannella. È un disturbatore della rete pubblica. Grazie. Oh, tutti che dicono che ti apprezzano. Hai visto? Perciò non devo andare in televisione. Ma tanto lo dicono a tutti. Cioè appena vedono sicuro? Un politico dicono a tutti. Tu sei sicuro? Appena vedono un politico dicono di mortacci tua. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again.